La mia prima emozione legata all'arte è stata quando ero in quarta elementare, dove vinsi un premio che premiava all'epoca il direttore Coluccio delle scuole elementari, un bel premio con un libro. Allora da quel libro è nata tutta la fantasia di poter accedere a della cultura, insomma, da grande poi, e lì mi ha portato poi a fare la scrittrice, la poetessa, la saggista, la corista, la prefatrice, critico letterario, critico teatrale, recensionista ai giorni d'oggi. Ecco, sì. Beh, quindi direi che sì, questo libro, no, di Bruno Mancini, sì, tutto sommato è un po' il filo conduttore, perché Michela ci ha raccontato di un libro, tu ci racconti, sì, di un libro, insomma, sì, mostre, emozioni, insomma, sono un po' di tutti. A parte questo, insomma, il tuo sogno, anche tu sei uno che non ha sogni, sì, del castigo, sì, no, perché li tiro sempre fuori, ovviamente, i sogni guai se mancano, bisogna averli sempre, e devo dire quest'anno, diciamo, già 2 anni con questa pandemia ho proliferato tanto a livello arte, in quanto ho fatto tante antologie e tante scritture che non per niente già oggi ne escono 3 al Fuxas, alla Nuvola del Fuxas, 3 antologie, altre 3 sono in arrivo di altre case editrici. Insomma, ho dato tanto quest'anno, nonostante ci ha soffermato in casa tutti quanti questa pandemia. Ho dato il meglio di me stessa, ecco, mi sono data da fare. Anche tu mi sa, sì, che hai una stanza bella pienota. Sì, sì. Devo dire, beh, ho avuto l'onore di ricevere il premio a livello europeo della valida poesia espressa nella cultura europea nel 2008 ai fini internazionali, pure quella, nonché pure il premio di Bruno Mancini, cui mi pregio di ringraziare orgogliosamente, dove per me il grande presidente Bruno Mancini rispecchia, come dire, quei dogmi proprio culturali, letterari, dove ha spaziato con la poesia, con la scrittura, con le variegate pure, impronte artistiche di tutti gli artisti. A livello geografico, e io vorrei paragonare, se mi è permesso, con grandi elogi, il grande amato presidente Bruno Mancini al grande mitico Khalil Gibran, il poeta libanese, perché lui, sì, perché lui, essendo grande della sua terra natia, che era il Libano, ha spaziato negli Stati Uniti ed è diventato così famoso e internazionale come lo è oggi il nostro presidente Bruno Mancini, quindi un uomo degli Stati Uniti, sì, degli Stati Uniti, quindi lui dalla carta geografica di Ischia, beh, a spaziare nel mondo, Africa, insomma, tutte le parti, New York, Egitto, che io sappia, almeno, no, anche di più, a livello europeo, internazionale, in tutto il mondo, quindi io lo voglio fare questo paragone, questo confronto, perché se lo merita, di tutto rispetto, veramente il mio applauso va a Bruno Mancini. Non ho avuto l'onore io l'anno scorso, sì, diciamo in quest'anno, di ricevere il primo premio per la poesia ad aprile, quando c'è stata la premiazione, la cerimonia. E dove ci siamo conosciuti? Ci siamo conosciuti qua, in questo studio 4, dove ho avuto il piacere, insomma, di conoscere pure, la conoscevo già, l'attrice Chiara Pavoni, insomma, dai, è bello, è bello. No, non è essere vanitosi, però quando uno riceve un premio, che è l'orgoglio di, certo, essere stati prima di tutto rappresentati agli altri, e poi perché no? Il tuo marito cosa ti dice quando vince il premio? Lui è contento, lui è felice. Ma quest'anno ne ho ricevute pure tanti dal Campidoglio. Sì, poco fa, insomma, un altro premio a sorpresa è arrivato 2 o 3 giorni fa. Insomma, ne ho tanti pure io, non mi lamento. Benissimo. Devo dire che allora, sono... prima, sì, insomma, di sentire una poesia o dalla tua bocca, sì, o... No, io non me ne ricordo perché sono tantissime. Vuoi leggere una poesia mia? No, quella di... questo. Grazie. Questo qua. Giustamente, abbiamo questo bellissimo, sì, libro. Certo. E devo prendere gli occhiali perché sennò guardo... Beh, io intanto che aspetto, sì, Luciana, approfitto per mandare...
il mio saluto personale a Bruno, da parte anche di Cacao e Castagna, che hanno apprezzato tantissimo tutte queste persone bellissime, che solo grazie a Bruno, non fa niente, loro sono Bruni, questa sera non avrebbero mai conosciuto. Quindi grazie Bruno, grazie di tutto, grazie del tuo esserci sempre, grazie della tua gentilezza e anche della tua ironia, perché diciamolo, Bruno è anche una persona molto ironica e molto leggera. Quindi un altro applauso, Bruno Mancini ci vuole, mi dispiace. Viva Bruno! Viva Bruno! L'ho visto. Ecco. Allora, vivere di te, tu, guerriero della notte, sfidi le stelle nel deserto della solitudine per donarle a me, mentre io, angelo della passione, tra le lampare della tua anima, accesa come fuoco, arderò per non smettere mai d'accompagnarti con sospiro carnale sul palcoscenico della vita. Lucente, la mappa della tua pelle svelerà eco di incanto per sbocciare nella magia di due amanti all'infinito, dove bastano poche gocce di rugiada per dare limpida energia al nostro follamore paradisiaco. Puro desio d'eternità, tra le vele del vento e di giovani tramonti, su galassie dipinte d'antica soavità. Meraviglioso, grazie. Io direi che questa poesia è un augurio bellissimo per l'anno prossimo. Dobbiamo veleggiare tutti verso l'anno prossimo con amore, con speranza, entusiasmo, speranza, con speranza, gioia. Di amare sempre il buon colore che ci vuole bene, ecco, quello sì, perché tu guerriero della notte. È colui che ti dà sospiro di passione, di amore, di affetto, di collaborazione e di emozione pure vitale. Ecco, sì. Quando, ritornando sempre al discorso contro la violenza sulle donne, anch'io anni fa, il primo anno che Amnesty International ha voluto proprio la giornata contro la violenza sulle donne, io ho avuto l'onore di fare, con dispiacere pure per questi casi brutti che succedono, un mini racconto dove è stato pubblicato per la giornata proprio per il 25 di novembre. E speriamo che le cose cambino, per quanto la legge due giorni fa è cambiata un pochettino, e speriamo piano piano di fare passi da gigante, perché l'uomo che vogliamo vicino è colui che ci ama. Non cerchiamo nulla, dai. Se non rispetto, amore per la società stessa, poi che dobbiamo fare la stessa convivenza su questo pianeta. Quindi l'uomo Dio l'ha mandato, la donna l'ha mandato, perché non volerci bene? Quindi l'interrogativo è fare dei percorsi. Bisogna fare le lotte, ma anche proprio appunto l'emozione, sì, la comunanza di arte, che insomma è stato un po' tutto il filo rosso di oggi. Io direi di radunarci tutti, fare una bella ripresa finale qua. Thank you.
Un nostro giorno, fresca calura della nostra città, quando in notti di luglio finestre spalancate ci ammantano di stelle. Brezza mediterranea, ne poggi di storie favolose e poi richiami di passeri, di anuri e di gabbiani, nei boschi fitti di oleandri, di pini e di violette. La tua natura è donna, donna di cuore sud, donna di fate e di veggenti, senza rimpianti. Vogliamo sentire un attimo l'autrice? No, per me la poesia è un'espressione dell'anima, io scrivo di getto, è un linguaggio che, dell'anima. Come tutte le altre forme di arte, sono linguaggi che per me sono strumenti dell'anima, perché come diceva appunto Kandinsky, l'occhio è... No. Cioè praticamente le arti sono strumenti che si avvalgono delle molteplici corde dell'anima. Quindi, siccome sia come poetessa, come pittrice, ma anche come cantante, anche se... Come attrice. Vabbè, sto anche sperimentando l'arte drammatica, cerco di esprimere tutte le esigenze espressive della mia alma. Sì. E come poetessa scrivo già sin da bambina, avevo 10-11 anni, ed era un momento liberatorio. È l'anima che ad un certo punto entra in uno stato di trance, una forma mistica e che si esprime attraverso il linguaggio della scrittura, mentre per la pittura succede la stessa cosa. È un'esigenza dell'anima che si esprime attraverso la pittura, attraverso rispetto ad altre, ma in realtà nel tempo tutta questa divisione non esiste. Tu sei la rappresentazione che non esiste, la non esiste la divisione, sei un'artista completa. E come presidente delegata della Regione Lazio, della DILA, posso dire che il messaggio della DILA è quello di portare avanti il discorso della bellezza come espressività dei talenti senza limiti di età, di nazionalità, di linguaggio stesso artistico. I molteplici talenti che si esprimono, come ben sappiamo, anche attraverso l'antologia che è scritta da numerosissimi poeti e artisti internazionali, sì, una sua, sì, sezione, ma sì, ritiene che uno la mette proprio per avvalorare questo discorso. L'arte si avvale di linguaggi universali che superano qualsiasi barriera, vanno oltre qualsiasi pregiudizio razziale, culturale. E quindi è veramente uno strumento di pace di tutti i popoli e quindi non solo gli strumenti ma anche il messaggio che porta avanti l'antologia e l'associazione DILA del mondo è proprio quello di promuovere l'arte in tutti i suoi linguaggi e di promuovere i messaggi di pace, di solidarietà, di amore universale, perché no, assolutamente. A proposito tu hai un progetto, no? In questo, sì, senso? Assolutamente sì. Infatti stiamo appunto con Chiara Pavoni, ha messo a disposizione questa sala bellissima dell'interno numero 4. Volevamo presentare i vari artisti, sia pittori che poeti che musicisti o attori,
in questa sala con una scadenza quindicinale a partire da marzo, e magari troviamo delle sinergie fra le arti, sicuramente. E poi magari possiamo anche far conoscere monograficamente un pittore o un poeta o un attore. Sempre quindi sotto l'ala di Bruno Mancini, il nostro progetto, sì, lo chiamo io. Sì. Che ringraziamo immensamente perché ci ha dato la possibilità di essere qui, di conoscerci. È stato un grande piacere conoscere lei, che non conoscevo, quindi andrò a leggerlo assolutamente. Ti mancava un grande pezzo della vita. Sì. Ma non solo lei, tutti voi. Io conosco qualcuno con cui ho collaborato, la Milena Petrarca, con cui ho collaborato, la Milena Petrarca, che è stata anche premiata di nuovo come premio 8000 per la terza volta, ed è la presidente della Maglia Grecia Latina New York, con cui ho collaborato. Sono stata anche lei, lei è una delegata anche per New York, una viene eletta. Poi lei ci parlerà del suo impegno su questo premio eventualmente. E quindi questo nuovo anno 22, speriamo che sia portatore di cose belle, di ripresa, di creatività e di diffusione di tutto il messaggio artistico portato avanti da Bruno Mancini con l'associazione Viva. Va bene. Benissimo, allora un altro applauso per la Poesia in ottave di Demo Martelli, intitolata Mario. Ringrazio il Dio se sono vivo ancora, mi dice Mario, che in un incidente andò in coma ed entrò in altra dimora, chiamata l'aldilà, dove c'è più gente. Poi rimandato a noi, dov'è tuttora, per spiegarci ben bene quell'ambiente. Perciò racconterà ciò che ha veduto perché il compito suo venga compiuto. Per me era un luogo tutto sconosciuto, ma appena ho messo piede e sono entrato, prosegue Mario molto compiaciuto, ho visto cose che mai avrei pensato. Ognun di lor mi ha dato il benvenuto, dopo avermi con gioia salutato. Ma prima che facessi un solo motto,
mi disse: qui starai per giorni 8. Subitamente diventai oscurotto alla notizia entratami all'orecchio. E come a quei che un oggetto ti ha rotto, a te sì caro che amavi parecchio, così stizzito con risposta sbotto. Questo è un giochino già consunto e vecchio, prima adulato alla presentazione, poi scaricato in altra direzione. Ti abbiamo chiamato per una missione, risposero, che ti darà del pregio. Gioisci dunque, non è punizione. Tornare devi nel tuo uman collegio, a dir qual è e com'è la congiunzione tra voi e il nostro special pianeta regio. Adunque vieni a visitare il tutto, dove non capisci ti direi il costrutto. Fatta la pace li seguì di brutto, fino alla grande piazza lì vicino, dove festeggiavano un nuovo debutto. Mi dissero che era un bel bambino, promettente, poi da un male distrutto. Ma qui riavrà il suo eterno sorrisino. Ripreso il viaggio, tanto lacrimai, finché uno disse: qui non si muore mai. Sotto un arcobaleno ivi passai, per entrare al teatro galleria. Per dir la grande gioia che io provai, non v'è termine esatto né poesia. Puccini, Verdi e tanti il salutai, che né sapeo chi fossero o chi sian. La musica aveva un volo sconfinato, come giammai da noi avevo ascoltato. Poi il grande Bosso, da poco arrivato e già in podio, bacchetta tra le mani per iniettare col suo fare innato sentimenti armoniosi e sovrumani. Cammin ripreso e ancora deliziato, fuor dal centro abitato da ex umani, c'è una pianura con animali e flora, dove l'aria perennemente odora. Non c'è specie che specie altra divora per mantenersi viva nel suo regno. Non c'è pianta che il tempo la scolora nell'erba in fieno e nell'albero in legno. Qui resterà, mi disser, com'è ora, né falce o accetta qui lascerà il segno. Qui non v'è corpo, non v'è dissolvenza, ma eterno proseguir di nostra essenza. Adesso verrà a me la tua presenza, ma ricorda, noi qui siamo tutti uguali, non nella forma, ma la consistenza, e restiamo in eterno tali e quali. Né tempo e né spazio è in decadenza, siamo nuvole che vanno con le ali. Ma non invogliar troppo la tua gente, chiamiamo noi se abbiamo un caso urgente. Da San Lorenzo al Mar, Demo Martelli, il 25 maggio 2020.